arrivato il momento e questo è difficile, Belen. Mirko Kochenberger. Wow. Do up a do a choo, be do be do up a do up a do a choo, be do be do up a do up a do a choo, be do be do up a do up a do a choo, be do be do. She can't make catch. My pretty little Galway girl, my, 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 my Galway girl. Buonasera, da dove vieni? Ciao, mi chiamo Mirko, sono un artista di Berlino. Di Berlino, ecco, no, sì. No, perché... Ho 27 anni e di più non so dire in italiano, scusatemi. Ah, bravo. No, però già hai detto tanto col tuo numero, molto divertente, molto originale e poi anche, sai cosa, simpatico, perché quando sono fatti con il sorriso i numeri sono più belli ancora e tu hai sorriso dall'inizio alla fine. A me è piaciuto perché è creativo, hai fatto una cosa, comunque si capisce che l'hai inventata tu, credo. Bello, mi è piaciuto. Allora, io l'ho trovato, come dice Gerry, ironico, divertente, delicato e anche a me è piaciuto. Grazie mille. Io non sono molto d'accordo con voi, nel sì, senso che... Perché è rimasto poco in mutande. Sì. Posso chiederti il senso del tatuaggio, se non è troppo personale? No. È un puzzle, perché sono convinto del destino nella vita e questi piccoli pezzettini sono pezzi della vita, cose che accadono, che provocano altro, ecco perché rappresento la vita con questo puzzle, con anche gli iniziali dei miei genitori e dei miei fratelli. Nel tuo... c'era scritto che avresti incontrato... Lì dove c'è il teschio. Scrivici Zeber. È un ragazzo candido, è molto carino, molto fresco, è piaciuto quando si è tolto i pantaloni. No, non pensate male. No. Come l'ha fatto? Con senza malizia, no, davvero. L'ha tolto in modo non volgare. No, guarda che parlo io e tu guardi Belen. Oh! Occhio, ragazzi. Vediamo il pubblico come ha votato, Quanto? Il 96%. Ha detto sì. Thank you.